Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale Sternus 13. Oggi andiamo avanti con la campagna, con la grande campagna di Total War Rome 2 in compagnia dei valorosi Spartani. Vi faccio un po' un riassunto dell'ultimo gameplay perché è passato un po' di tempo. E allora, siamo partiti col nostro valoroso generale Galeno. Abbiamo passato il confine senza sconfinare nel territorio degli Ateniesi. Siamo passati in questo piccolo ponte di Bagnarole, di Barche. Siamo passati da questa parte e abbiamo conquistato la Rissa, che apparteneva al regno dell'Epiro, che adesso si trova in ginocchio, si trova con un solo territorio, a Pollonia. Benissimo, detto questo, possiamo procedere. Mi raccomando, andate a vedere anche il precedente gameplay, in modo tale che avete una piccola panoramica. Vi dico anche che nel frattempo è uscita una nuova patch che ha introdotto le stagioni. Quindi ragazzi, adesso voi direte siamo in inverno, voi direte che cavolo dici Strenus, c'è un sole che spacca le pietre in Grecia. Io vi dico che è vero, perché la Grecia comunque si trova in una latitudine piuttosto bassa, quindi il clima d'inverno è mite. Ma se saliamo possiamo vedere questa bellissima forfora che cade dal cielo, che forfora non è, ma è neve chiaramente, molta neve, e ancora non ho, ragazzi, ben capito se hanno già implementato dei deficit o comunque dei punti di svantaggio, ma sicuramente li metteranno. Probabilmente quando ci sarà la neve i costi di mantenimento dell'esercito saranno più alti e ci saranno appunto dei vantaggi e degli svantaggi fare guerra d'inverno oppure meno. Benissimo, quindi noi siamo arrivati alla Larissa. Diamo un'occhiata un attimo al nostro impero, cosa possiamo fare? Allora abbiamo Timandra, ragazzi, che è la nostra spia che ha fallito l'altra volta contro la spia del Piro Electra, e proviamo ancora una volta ad attaccarla. E assassinio, diciamo che la spada nascosta è la migliore delle opzioni, 12%. Non ce la farà mai, ma ci proviamo lo stesso. Chiaramente non ce l'ha fatta, e non solo non ce l'ha fatta, ma anche è stata anche ferita. Quindi abbiamo perso la nostra Timandra per un paio di turni. Benissimo, perché l'avrei fatta uccidere, dato che è inutile. Va bene, andiamo avanti, vediamo un po' che altro ci rimane. Abbiamo i martelli di Efeso, Galeno, il nostro prode generale Galeno, che ha conquistato facilmente la Rissa, che era praticamente sguarnita, ha livellato. Quindi possiamo scegliere quale punto abilità e assegnargli. Comandante, più uno l'autorità, stratega più uno l'astuzia e guerriero più uno lo zelo. Direi che guerriero, anche vista l'immagine con la pelle di leone e la clava di Eracle, è la cosa migliore per il nostro spartano, il nostro generale spartano. Benissimo, e anche questo, quindi l'aspetto militare l'abbiamo fatto. Anzi, non l'abbiamo fatto perché reclutiamo altre leve. Reclutiamo altre leve, vediamo un po' di appunto mettere non mercenari ma leve proprio prese dalla città, quindi oppliti per 10, prendiamoli subito. Benissimo, direi che tre unità vanno più che bene. Innanzitutto diamo un'occhiata anche alla città, ragazzi, perché sta ancora bruciando, quindi possiamo metterla a posto tramite riparazione appunto delle strutture che possiede. Mettiamo a posto il borgo ellenico, che ci fornirà anche materie prime come l'olio d'oliva, comunque, materie prime nel senso comunque già raffinate ma esportabili, e abbiamo anche la possibilità di riparare un terreno consacrato, che è questo qui, dove si vede, un pochino piccolo, però si vede appunto un terreno che è adibito, poi verrà adibito per dei templi. Poi vediamo, ragazzi, se tenere il tempio oppure tirare giù il templo e mettere qualcosa di interessante a livello di militare, appunto, come dicevo, o comunque a livello economico. Vediamo un po'. Perfetto, questo l'abbiamo fatto, quindi l'aspetto militare è compiuto. Direi di, ragazzi, non abbiamo moltissimi soldi, quindi aspettiamo un attimo di fare un giro di tutte le cose, di tutte le città. Comunque ne abbiamo due, di fatto qui abbiamo riparato, qui non possiamo ancora costruire altre cose, quindi possiamo spendere altri soldi casomai in ulteriori eserciti, però vorrei aspettare un attimo per vedere cosa fa anche il nemico. Innanzitutto abbiamo perso la nostra spia, quindi possiamo procedere. Direi che appunto l'aspetto militare è fatto, l'aspetto delle spie e degli agenti è fatto, e l'aspetto politico, ragazzi, qui se avete delle idee, io non sono molto ferrato, ho capito più o meno che appunto bisogna sostenere i vari generali o comunque le famiglie reali, e si vede in base alla gravitas e alla percentuale, però se avete un pochino un resoconto più preciso fatemi pure sapere. Direi che possiamo procedere. L'unica cosa che manca è la tecnologia. Abbiamo ricercato l'altra volta la logistica, questa volta possiamo andare, giusto, esatto, o procedere col ramo del militare, che comunque si sdoppia in tattiche, gestione e assedio, oppure procedere col civile. Io direi di dare una piccola infarinata veloce ad entrambe le cose, quindi andiamo nella bonifica della terra, che ci darà più uno alla ricchezza dell'agricoltura e meno due ai costi di costruzione di un edificio per le attività agricole, e ci permette anche di sbloccare il recinto per il bestiame. Mi sembra un'ottima tattica, e possiamo procedere. Quindi qui abbiamo semplicemente la spia nemica Electra, che ha appena accoppato la nostra spia praticamente, e possiamo andare avanti. Fine turno.
Benissimo, quindi dall'inverno passeremo circa, non so se, non ho ben capito ancora quanto che scatto farà, però se andiamo direttamente estate oppure autunno, vediamo, oppure primavera. Allora, una comunque sicuramente sì. Allora, eccoci qua, siamo in primavera, credo, primavera esattamente, il simbolo del germoglio. Guerra dichiarata, Atene contro Epiro. Quindi ragazzi, qui un pochino il panorama politico internazionale si complica, abbiamo Atene che interverrà contro Apollonia. E i due aspetti possono essere interessanti perché abbiamo un Atene che chiaramente ci darà, tra virgolette, un supporto, anche se non nostra alleata, contro l'Epiro, però d'altro canto ci potrebbe fregare la capitale a cui noi ambiamo. Quindi potrebbe essere, diciamo, un doppio fattore, una lama a doppio taglio. Allora, popolazione infelice Macedonia. Popolazione infelice Macedonia, però scende per adesso di poco. Può andare ancora bene. Tentativo di sabotaggio Electra, che ha fallito. Eccola qua, tentava di sabotare Sparta. Electra, i tuoi collaboratori hanno scovato un agente straniero in incognita. Stai bene attento. Ok, eccola qua. Benissimo, noi comunque non abbiamo spie da poter utilizzare, quindi stiamo bene attenti, ma non possiamo fare per ora niente. E procediamo, ragazzi. Voi direte, attacca subito Apollonia. Io dico di no, invece, perché organizziamoci per bene, ragazzi. Non abbiamo fretta, perché la fretta fa fare errori grossolani, nel senso che se noi adesso attaccassimo, non sappiamo esattamente che cosa c'è di là, cosa ci aspetta, e potremmo fare appunto un grosso errore. Direi di continuare ad assumere un po' di unità, per quanto appunto non dobbiamo tenere d'occhio anche i guadagni che abbiamo, perché avere molti eserciti chiaramente costano. Facciamo altra fanteria e qui siamo proprio ormai al limite, nel senso che i soldi praticamente disponibili sono finiti, non possiamo costruire niente, abbiamo riparato tutto e qui appunto non possiamo fare più niente perché i soldi scarseggiano. Quindi per questo turno praticamente abbiamo già fatto. Abbiamo i prodi compagni, sempre abbiamo già fatto, 1100 uomini più altri uomini in aggiunta alla rissa, pronti a essere arruolati, e qui abbiamo già fatto tutto. La tecnologia viene ricercata, altri problemi o altre cose, altri eventi di questo turno non ce ne sono stati, quindi direi che possiamo proseguire tranquillamente. Benissimo. Fine turno. Chiaramente, ragazzi, avendo un impero ancora in formazione, i turni all'inizio sono piuttosto veloci e bisogna organizzarsi molto molto bene. Quindi, perdonate appunto la lentezza, ma chi gioca questo gioco lo conosce bene. Insomma, bisogna andare un pochino piano e tattici, soprattutto all'inizio, con regioni con piccole cose. Qui abbiamo innanzitutto Cnosso che ci fa un'offerta di 510 monete d'oro. E direi che lo accettiamo benissimo, nel senso che se vogliono buttare via soldi, perché non accettarli? Benissimo, perfetto, senza nessuna clausola di diretta o altre cose, li accettiamo. Perfetto, ragazzi, abbiamo la ricerca completata, bonifica della terra, e anche una terra desolata può diventare preziosa. Benissimo, agente ristabilito Timandra, la nostra spia è stata recuperata, messa a posto, abbiamo arruolato tutti i tentativi di sabotaggio Electra, ancora che rompe le balle, e Electra scoperta ancora, fallisce e viene scoperta. Bene, allora noi adesso manderemo la nostra Timandra, invece di mandarla a suicidio come al solito, la mandiamo ad esplorare un po' il territorio nemico, per farci un'idea di che cosa andiamo incontro, insomma, che cosa ci aspetterà, e non ci aspetta della roba buona, come possiamo notare. Abbiamo grandi eserciti, insomma, non sono esattamente giganteschi tutti insieme, scusate, singolarmente, ma tutti insieme possono dare problemi. Mettiamo la nostra Timandra a fare un ramo di spie, servizi segreti. Per chi non lo sapesse, questa funzione permette di scoprire nell'arco, appunto nel raggio di influenza, determinate cose nemiche, per esempio intercetta ordine o comunque scopre di come sono fatte le unità. Possiamo già cliccare sulle unità e vediamo che hanno degli eserciti non proprio scarsissimi. Qui abbiamo anche mercenari, quindi particolarmente abili nella guerra, e abbiamo, ecco, questo non lo volevo vedere, elefanti africani mercenari. Questi ragazzi, come ben sapete, tutti gli elefanti ci schiacceranno sotto una zampa facilmente se non siamo pronti e preparati. Direi che a questo punto, allora, stiamo salendo finalmente un pochino di felicità pubblica, anche perché siamo pieni di esercito all'interno della città, quindi è meglio non fare troppo gli smargiassi. Direi che possiamo procedere con un'altra tecnologia innanzitutto. Direi a questo punto di andare o sulla gestione dell'esercito, le tattiche o l'assedio. Andiamo per ordine, quindi io direi di andare sui rifornimenti organizzati, che ci daranno meno 5 al costo di mantenimento dell'esercito che ci serve, in modo tale che saliamo di ricchezza più velocemente, e consente il reclutamento del campioni, che sono praticamente degli agenti che possono aumentare l'esperienza dell'esercito senza farlo combattere, lo addestrano praticamente. Benissimo, ragazzi, allora qui ci siamo, abbiamo fatto praticamente tutto il possibile, possiamo investire un po' di soldi nella costruzione
di strutture. Innanzitutto io sono indeciso sul fatto di mettere un altare da questa parte, perché di fatto gli altari, ecco, più 3 all'ordine pubblico, questo è, diciamo, la cosa interessante, più 4 all'ordine pubblico, perché considerate che appunto è un po' infelice questa città, come potete notare, meno 61 e 3 di crescita con tutto l'esercito che abbiamo. Appena usciamo dalla città andrà a meno 60 come minimo, quindi direi che possiamo scegliere un più 4 per turno, un bosco sacro. Benissimo, bosco sacro in costruzione a questo punto. Tanto possiamo, quando la città si espanderà, potremo creare altre strutture. Innanzitutto mettiamo un bosco sacro, i soldi sono finiti, le armate non le muoviamo ancora, questa armata qua, per andare verso Apollonia, perché ci dobbiamo preparare davvero molto molto bene. E direi che faremo una piccola, l'ultimo reclutamento, se possibile, almeno di un'unità. 500 e 270, prendiamoci anche un frombogliere, giusto per fare, e benissimo, quindi abbiamo fatto tutto, qui abbiamo finito, benissimo, questo abbiamo ricercato, 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 e fine turno. Diventa un pochino meccanica la cosa, però, vi ripeto, facendo in questo modo almeno non dovrebbe sfuggirci niente. Vediamo intanto una nave di Atene che nel passaggio turno si è avvicinata alle nostre coste, comunque è molto molto morbida, non dovrebbe dare nessun problema. Abbiamo Timandra che viene scoperta dal nemico. Missione assegnata, ragazzi. Il consiglio ha delle mire su questo insediamento. Vuoi garantire la liberazione dall'oppressione nemica? E vediamo un po', con questo insediamento Apollonia. Benissimo, ragazzi. Anche i nostri saggi, diciamo, il nostro consiglio, ha detto che conquistare Apollonia sarebbe una cosa buona. Chiaramente l'abbiamo capito che da soli, però se loro si vogliono dare 500 monete d'oro in più, oltre alla conquista, se riusciamo a prendere questo insediamento, perché non prenderle? Quindi accettiamo la missione di buon grado e procediamo. Vediamo, ragazzi, è il momento, diciamo, di attaccare, di procedere. Potete notare che hanno aumentato anche gli eserciti, questi maledetti, sono davvero tanti. E noi aumentiamo qui adesso di 6 a turno, ma voglio vedere quando usciamo di qua cosa succede. Cerchiamo di avanzare verso il loro territorio. Eccoci, vediamo di avanzare il più possibile, questo è il punto massimo di avanzamento per ora, e a meno che non gli faccia fare una marcia forzata, ma non serve perché poi non potremo attaccare e comunque potremo cadere in sortite. E qui, come avevo pronosticato, andiamo a meno 15, che non è per niente bene. Però aspettiamo anche la costruzione del nostro fidato terreno sacro, bosco sacro, dove fare corse all'interno. Va bene, direi che possiamo procedere, e abbiamo fatto per questo turno. Abbiamo la nostra Timandra che potrebbe però fare delle azioni di boicottaggio. Vediamo un po' cosa puoi fare Timandra di interessante. Allora, sabotaggio militare. Potremmo anche o avvelenare i pozzi della città, anche, vediamo un po'. Sabotaggio, a pozzi avvelenati, infligge danni di poco conto a tutte le unità di guarnigione. Chiaro che poi nel passaggio turno verrebbero ripristinati, però perché non farlo? Eccoci qua, così un po' di guarnigione viene eliminata la nostra Timandra se non fallisce. Sabotaggio riuscito, finalmente ragazzi è riuscito a fare qualcosa di interessante che Timandra. Benissimo, sabotaggio riuscito ed anche livellato, bene. Quindi assegniamo i punti abilità a Timandra, vediamo che cosa permette di apprendere, appunto, spia, più un'astuzia, meno 5, più 5 probabilità di sfuggire, antagonista, collaborazione, assassino, trova un traditore, più 10%, già questa mi piace, disordine, incita disordine, meno 20 all'ordine pubblico, questa azione, o questa o questa, andiamo sul disordine, diventa una casinara professionista, quando entri in città cala l'ordine pubblico, e comunque quando usiamo l'abilità cala l'ordine pubblico. Siamo in autunno, possiamo vedere dalle foglie che volano a 6.000 metri d'altezza, visto da questa prospettiva, e possiamo avanzare, direi. Qua possiamo costruire niente, ancora no, vedete che comunque la nostra Sparta è in fase di crescita, mentre la Rissa chiaramente no, perché è molto scontenta. Speriamo appunto non si ribelli, perché sennò avremmo due fronti. Possiamo avanzare, la ricerca è ancora in fase di sviluppo. Abbiamo qui le tasse e il mantenimento esercito, che costa chiaramente moltissimo, però comunque il profitto arriva ancora morbido. Direi, ragazzi, un attimo solo, di aumentare anche un pochino, di fare un po' di azioni diplomatiche, perché se almeno riuscissimo ad aprire qualche collegamento, ma in realtà non è possibile. Infatti possiamo notare che per le fazioni che conosciamo ancora il mondo conosciuto non è tantissimo, perché siamo una piccola regione e non abbiamo molti sbocchi, non possiamo aprire rotte commerciali nuove. Quindi qui vedete che non c'è il simbolino con cui aprire, a parte quelle già aperte. Non puoi commerciare, non puoi commerciare. Con l'Epiro chiaramente non puoi commerciare perché siamo in guerra. Benissimo, va bene. Quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Avanziamo di turno e vediamo, ragazzi, se l'Epiro reagirà al fatto che siamo nel suo territorio. Ok. Allora, i Macedoni.
Anzitutto vediamo cosa succede. L'Epiro si sta avvicinando. Ecco l'Epiro. Ok, l'Epiro è andato a combattere un'altra parte e ecco qua, è successo un po' un casino, ragazzi. Perché? Perché l'Epiro è uscito dai suoi territori, la cosa potrebbe essere gustosa, ma potrebbe anche presupporre che ci conquistino Larissa mentre noi conquistiamo Apollonia. Sarebbe appunto meglio Apollonia sicuramente di Larissa perché è una città molto più avanzata, però chiaramente ne perderemo una. Ma loro si troverebbero comunque messi non troppo bene, anche perché avrebbero di fianco Atene. Rinforzi organizzati, qui ci siamo benissimo, tentativo di sabotaggio, ancora Electra che scassa le balle, e agente di incognita scoperto, sempre Electra, che comunque alla fine non è tanto meglio di Timandra, perché viene scoperto ogni 2x3. Qui abbiamo anche una statua, probabilmente l'oracolo di Delfi, non lo so, però procediamo. Ragazzi, hanno lasciato completamente sguarnita. Ecco qui perché hanno lasciato sguarnita Apollonia perché hanno conquistato Brindisi, Brundisium, che chiaramente Brindisi, hanno passato qui il mare Ionio e sono andati a Brindisi, hanno conquistato quella. Però, stupida azione, non si sono accorti che noi siamo nel loro territorio e noi di sicuro non ci facciamo pregare per attaccare la città che in questo momento è sguarnita e con una risata di gusto Strenus avanza assieme a voi e attacchiamo la nostra bellissima Apollonia. Quindi ragazzi, rimane solamente l'esercito di guarnigione che di solito non è mai particolarmente potente. Abbiamo qualche milizia oplitica, molta folla quindi dei barboni di fatto con arco, no neanche, con un punteruolo in mano che non sanno quello che fanno e un po' di guarnigione di flotta. Benissimo ragazzi, possiamo procedere finalmente. Voi direte, io mi sono addormentato 3 minuti fa, Strenus, adesso mi sono rotto le palle. Purtroppo, appunto, per quelli che sono addormentati si perderanno la battaglia. Benissimo, per gli altri invece che sono rimasti sintonizzati, noi partiamo, abbiamo qui davanti a noi una bella città, Apollonia, ricordatevi sempre il bonus che i nostri antichi, insomma, vecchi saggi del consiglio hanno messo in palio ben 500 monete d'oro se la conquistiamo. Dovrebbe essere una cosa piuttosto facile, quindi speriamo appunto di non fallire. E iniziamo lo schieramento. Il tempo è a nostro favore. Abbiamo ragazzi un esercito degno di un vero generale. Qui abbiamo, a parte questi contadini Sanpei, potete notare appunto il bellissimo cappello di paglia, ma anche lo scudo lucente, davvero, riprende molto il film 300. C'è quell'aura un pochino epica, sempre in queste cose. Guardiamo un po', chiaramente i nostri soldati dalla barba lunga, non devono chiedere niente, ottengono tutto. Eccoci qua, e abbiamo anche la cavalleria. Cavalleria, belli qui, tamarri, ok, eccoci qua. Benissimo, serrati ranghi, signori, stiamo per partire. Direi che c'è poco da organizzarsi adesso per il meglio. Voi direte, cacchio, Strenio, sulla tua strategia è sempre quella, ma di fatto, ragazzi, vedrete che non sarà troppo difficile entrare con i nostri nemici davanti. In questo caso opteremo per una doppia fila, giusto per non farli accalcare l'uno sull'altro. La fanteria da lancio la possiamo mettere da un'altra parte. La mettiamo dall'altra parte della città, in modo tale da anche spezzare, chiaramente qui non posso farlo, ok, da qui. Ecco, in modo tale da spezzare un po' anche le difese nemiche, è sempre meglio attaccare da due lati invece che da uno solo, chiaramente per rompere un pochino le file. Direi di partire e attaccare la città. Benissimo signori, allora qui abbiamo le navi che stanno per sbarcare alleate e non dirmi che fanno la pazzia di sbarcarmi in faccia perché li accolgo volentieri con lance e spade spianate. Qui abbiamo il resto degli uomini avversari, qui abbiamo i nostri tiratori che possono già avanzare da questa parte, e senza la cavalleria però che me la giostro in modo diverso, li facciamo avanzare di corsa da questa parte, diamo un'occhiata dove sbarcano questi pazzi, e sì, i pazzi sbarcano qui e noi li aspettiamo tranquillamente. Già schieriamo l'esercito, io non vorrei essere in quelle due povere navi perché si troveranno davanti una specie di appunto asserragliamento aggressivo. I nostri tiratori avanzano in modo sciolto e qui mandiamo la cavalleria, guardate, anche da quest'altra parte. Bella sciolta, i cavalleria tiratori chiaramente. E qui abbiamo il nostro esercito, mettiamo una bella visuale cinematografica per darvi un po' l'idea della quantità e della qualità del nostro esercito, signori, guardate che roba. Tutti scudi spartani pronti all'opera. Questi sono proprio pazzi, ci sbarcano in faccia, benissimo, non chiedevamo di meglio. Oltre che sono pochi e anche male armati, agiscono anche a cappero. Quindi non potevo chiedere di meglio. Diciamo che appunto sbarcano qui direttamente, aspettiamo che scendano diretti. E poi li piombiamo in faccia. Considerate ragazzi che questi sono tiratori, quindi
appunto, la scelta non è stata delle migliori, insomma. Va bene, qui intanto diamo un'occhiata che non ci attacchino la nostra preziosa, tra virgolette, i nostri preziosi tiratori. Intanto possiamo attaccarli. Attacchiamo in massa, cioè potete notare anche com'è messa la questione, fa ridere quasi. Eccoci qui, tirano giusto un paio di dardi, i nostri rispondono con l'alzata degli scudi. Ecco qua un fronte unito che avanza, e adesso ragazzi la vedo dura per i nostri amici, ma molto molto dura. Tentano di indietreggiare, chiaramente come ogni tiratore che si rispetti, tentano di mantenere la distanza, solo che nel momento in cui si fermeranno ancora per tirare, verranno recuperati e si scenderà al corpo a corpo. Ecco qua il corpo a corpo. Perfetto, corpo a corpo, godiamoci un po' lo spettacolo della battaglia, che in furia possiamo notare che appunto vengono sterminati facilmente. Guardate qui com'è, eccolo lì, una bella lancia in mezzo al costato e via che cade a peso morto. Uno è andato, perfetto, finiamo velocemente questi poveracci che, vi ripeto, sono spacciati prima ancora di entrare. Risoluta, sono ancora senza fiato già, poveracci, non riescono più a respirare, anche perché io non respirerei bene con una lancia in corpo. Benissimo, direi che abbiamo quasi fatto. Qui la questione è semplice. Ecco qua un 1 contro 1. I nostri sono bene addestrati, non possono fare di meglio. Benissimo, ok. Ok, perfetto. Ragazzi, abbiamo già eliminato in scioltezza i loro tiratori. A questo punto fermiamo il nostro esercito e diciamo di attaccare il centro cittadino. Di attaccare da questa parte. Vediamo un po' se riescono a muoversi. Ok. Ah, mettiamo un attimo schierati qui, che ho già visto che si stanno mezzi impallando. Allora, intanto che loro si danno una sistemata sia a livello mentale che a livello di organizzazione, spostiamo i nostri tiratori qui, mentre la cavalleria dei tiratori li mettiamo da questa parte. Abbiamo davanti una semplicissima folla, no, credo, sì, folla. La folla, ragazzi, come potete notare, dal loro bestiario sembrano appunto usciti da una taverna greca di recente. Questo è anche piuttosto sbronzo, mi sembrerebbe di vedere. Lui festeggia perché non ha capito quella situazione, il solito tizio che nelle situazioni più cruente non si scompone perché non ha capito. E quindi possiamo procedere a questa parte. Allora, procediamo a questa parte, io li farei entrare a questo punto dal lato, da qui, mentre stiamo muovendo da quest'altra i nostri tiratori. Già che ci siamo, comincerei appunto a mandare qualche punteriuolo in faccia a questi ragazzoni. Vediamo di tirargli addosso qualche freccia, anche tiro caricamento rapido, in modo tale che tireranno più colpi al minuto. Ecco qui che avanzano camminando, proprio la situazione quasi ha dell'eroico. Ecco qui i nostri cavalieri che avanzano sicuri di sé. Ragazzi, provate a immaginare se in una situazione di questo tipo, mentre io non vorrei essere nella situazione opposta, ovvero ricevere i loro dardi. Vediamo un po' come va a finire. Ecco, possiamo notare un headshot palese, molto è altro headshot. Ragazzi, abbiamo degli hacker tra i cavalieri, benissimo. Continua a festeggiare perché non capisce, infatti ecco che ha ricevuto. Poveraccio, va bene, ha preso un colpo nel cuore, continua a festeggiare, sono proprio spavaldi, va bene, comunque il modo di morire epico. Continuano ancora a festeggiare, cioè il concetto è che appunto quando uno non capisce la situazione va sempre bene. Lasciamo massacrare i nostri amici che festeggiano tranquillamente. Qui stiamo spostando, anche perché hanno notato che stanno arrivando chiaramente altri tiratori dall'altra parte. Io farei un gruppo di tiratori esclusi. Logicamente la cavalleria lo facciamo adesso e attacchiamo qui gli altri nostri amici. Allora, qui abbiamo, ragazzi, praticamente sono tutti tiratori di giavellotto, tranne questi tiratori qui selezionati, che sono tiratori di frombolieri, quindi lanciano pietre attraverso delle fionde praticamente. Ecco, adesso la problematica sta per arrivare, perché dobbiamo tirare assolutamente contro questi, perché questa qui invece è fanteria pesante, non proprio Una delle scarsissima. nostre unità ha Vediamo usato di tutte le munizioni. tirarli addosso. Facciamo mantenere anche la distanza. No, 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 indietreggiamo subito anche, perché potremmo perdere tutto, tutti i tiratori. Mentre intanto seguiamo dall'altra parte l'avanzata della nostra fanteria, che prenderà a questo punto, non dico da dietro, ma quasi, i loro fanti, appunto. I loro tiratori, i loro fanti. Allora, si sono schierati, comunque non è che sono imbecilli, si sono accorti che stiamo arrivando col grosso dell'esercito. Bene. Però appunto stiamo distraendo nel migliore dei modi gli altri. Quindi stiamo portando a spasso un po' la loro fanteria pesante, quindi è ottimo.
Allora, intanto scappiamo da qui, facciamo, questo è rimasto indietro, non ha capito anche lui la situazione. Va bene, e procediamo da quest'altra parte. Ecco ragazzi lo scontro vero e proprio. Cioè, potete notare la crudeltà e la possanza dei nostri giocatori, dei nostri amici spartani che passano, sfondano completamente le linee nemiche e non guardano in faccia nessuno, appunto. Stanno andando avanti di prepotenza, come giusto che sia, fisica, e non lasciano appunto tregua all'avversario. Benissimo, procediamo, si stanno praticamente ritirando copiosamente gli avversari, rimane giusto, questo come si chiama, scusa, il generale nemico, Euforbo è la guardia, diciamo, del generale, Euforbo che sono praticamente dei pagliacci, perché in realtà è la guardia del generale, ma cittadina, quindi dei pagliaccioni. Adesso invece ci godiamo questo spettacolo, ovvero tutti i tiratori che tireranno contro questi poveracci qua, perché chiaramente una buona strategia è sempre quella di indietreggiare per poi tirarli addosso, quindi quella è sempre una buonissima strategia. Li tiriamo addosso tutti quanti e li carichiamo anche con la cavalleria, già che ci siamo. È cavalleria leggera ragazzi, quindi non faranno un grandissimo danno, anzi io farei una cosa di questo tipo, manderei la cavalleria dietro a questo punto e così lasciamo campo libero ai tiratori per farli secchi tutti quanti. Facciamo così e facciamo così. Benissimo, a questo punto la nostra fanteria qui si girerà, cercherà appunto di andare verso la cavalleria, e i nostri tiratori che stanno tirando a sterco, direi, perché non sono disposti benissimo, non hanno le file molto libere. Cerchiamo di far così, fare così e fare così. Ok, perfetto. Benissimo, adesso dovrebbero tirare nel migliore dei modi. Almeno un paio di tiri, eccoli qui, possiamo notare. Guardate qua ragazzi che massacro. I tiratori comunque fanno il loro sporco lavoro quasi sempre. Anche se questi qua hanno comunque un'infarinata di addestramento, ce l'hanno, potete notare che con gli scudi comunque si proteggono leggermente, ma chiaramente quando vengono attaccati da destra e da sinistra non possono far altro che morire. Fermiamo i tiratori prima che massacrino la nostra cavalleria, che intanto è arrivata, gli ho dato il comando di intervenire. Abbiamo vinto la battaglia ragazzi, chiaramente ottima mossa, e chiaramente era una battaglia facile. Comunque abbiamo vinto la battaglia perché nel frattempo possiamo continuare, anche non è un problema, a massacrare un po' di gente. E chiaramente appunto di qua ero quasi sicuro di sfondare tranquillamente, perché erano dei molto inferiori insomma dal punto di vista del numero e della qualità di uomini. Possiamo metterli bene in ordine all'interno del centro cittadino. Qui abbiamo della folla che scappa in massa, possiamo bella rasarla con la nostra cavalleria. Facciamoci un attimo questa roba qua, anche se di fatto una volta che la battaglia ragazzi è terminata si può praticamente lasciare, perché di fatto abbiamo vinto e tutti quelli che verranno presi verranno massacrati istantaneamente. Poi si potranno fare schiavi oppure si può decidere appunto la fine da farli fare. Io direi di a questo punto massacrarli per far capire che non patteggiamo con ribelli o con avversari, insomma. Vi faccio ragazzi un attimo vedere la città che abbiamo appena preso, una bellissima città, per quanto appunto molto morbida, nel senso che ancora non è espansa, non ha mura cittadine, non credo poi che le possa avere, perché, no invece sì, potrebbe costruirle, non mi ricordo bene, però vedremo appunto assieme solo vivendo. Però intanto vi faccio godere questo scorcio di carica bella, cruda e netta di questo gioco fantastico, con pacchetto sangue abilitato. Ecco qui che passano al rastrello, chiaramente ripresa ad Akatsum, però passano a rastrello i poveracci che tentano di saltare le staccionate e non hanno capito che vengono palesemente passati a filo di spada. Benissimo, come dice il gladiatore, tu lo capiresti, io lo capirei, e loro non capiscono e vengono ammazzati. Bene così ragazzi, possiamo concludere a questo punto la battaglia, usciamo, abbiamo vinto. Perfetto, questa battaglia è fatta, vittoria decisiva, ottima strategia per quanto molto semplice, perché chiaramente abbiamo trovato una città praticamente vuota e noi abbiamo un esercito bello serio. Vediamo ragazzi come va a finire, perché alla fine non è l'ultima città dell'Epiro, come avete visto, c'è ancora Brindisi. Quindi ecco qui una bella inforchettata, il nostro amico si accascia e si ribalta all'indietro. Benissimo, Apollonia presa signori, abbiamo tre possibilità: occuparla, razzia in cui guadagniamo dei danari e però facciamo un po' incazzare la gente che c'è all'interno, o radi al suolo, spacchiamo tutto. Non ha senso, perché non facciamo soldi e distruggiamo tutte le cose che poi dovremmo ricostruire. In questo caso è un'ottima città, facciamo razzia. Razzia, guadagniamo qualcosa, i nostri
soldati hanno fatto esperienza proprio come gruppo, abbiamo finito la missione, ci prendiamo anche un bonus da 500 dollaroni e facciamo anche, come si dice, il nostro galeno, il nostro generale dei generali ha fatto esperienza. Direi ragazzi che possiamo avanzare con la... vediamo un po' con l'esperienza appunto dell'esercito, scegliamo cosa fare, formidabili lancieri esperti di assedi o schermagliatori esperti, io direi formidabili lancieri perché la potenza degli spartani sta proprio in quello, e vediamo anche di selezionare un altro punto abilità al nostro grandissimo galeno, comandante, stratega, soldato, più 2 allo zelo, più 10 al bonus carica per tutte le unità. Ottimo, mettiamo questo, marinaio non mi interessa perché nelle battaglie navali non sono praticamente ferrato, le faremo assieme ma vedremo più avanti appunto, per ora il nostro galeno è ferratissimo in quelle azioni lì. Abbiamo ragazzi espanso il nostro impero, come possiamo notare sia dalla minimappa sia dalla mappa globale, che non è questa ma è questa credo, esattamente, la parte bianca è tutto il nostro territorio, ci siamo presi questa. Ora bisogna stare molto attenti a Brindisi, basterà ferrare e comunque tenere una buona guarnigione qui ad Apollonia appena presa, ma soprattutto ragazzi bisogna stare attenti anche a il terrore di Phobos, che sono questo esercito qui che sta arrivando verso la nostra povera e sguarnita Larissa. Noi cosa facciamo adesso velocemente? Facciamo che reclutiamo un altro generale, crea esercito, recluta, lo mettiamo in città. E soprattutto cerchiamo di assumere qualche mercenario, particolarmente appunto ferrato per la difesa. Prendiamo i migliori mercenari che abbiamo, che possiamo trovare, assumi. Chiaramente andiamo in bancarotta epica, ho anche un po' esagerato probabilmente. E reclutiamo anche qualche unità di difesa, un picchiere per esempio. Ok. Benissimo, perfetto, così abbiamo comunque un'infarinata per difenderci anche qua. Ragazzi, io come al solito vi ringrazio come sempre per la disponibilità, per il vostro tempo, per appunto seguire i miei video. Mi raccomando, se avete delle domande, delle questioni, scrivete pure. Se siete arrivati alla fine del video, complimenti, perché avrete le orecchie che vi sanguineranno. Ragazzi, noi ci ribecchiamo al prossimo gameplay, andremo avanti da qui, quindi avete ben capito che dovremo difenderci da Brindisi, dovremo avanzare e difenderci anche dall'Epiro che sta attaccando da nord, e se riusciamo, appunto, finiamo appunto la prima nostra battaglia assieme, anche perché bisognerà vedere, no scusate, finiremo appunto il nostro primo nemico assieme, anche perché bisognerà vedere, Brindisi ragazzi vi ricordo che era romana se non erro, quindi i romani non andranno giù leggeri con il caro vecchio Epiro, si trova un po' nella cosiddetta merda. Detto ciò ragazzi non vi annoio ulteriormente, vi ringrazio tutti quanti, noi ci troviamo e ci rivediamo col prossimo Rome 2 Total War di recente, insomma adesso porterò avanti queste serie qua, quelle che vi piacciono di più. Ragazzi, grazie a tutti come al solito, qui da Strenus è tutto, ciao a tutti!